Salve a tutti ragazzi, sono Poketonks, benvenuti in questa nuova parte di Kirby Topia all'attacco. Yay! Ok, mondo 2, mondo 4, livello 2. Iniziamo con l'assorbire l'abilità lancio, yay! Sto dicendo yay all'impazzata proprio perché mi hanno chiesto di non dire yay, quindi sto a posto. Allora, qui non fate la cazzata che ho fatto io, prendete l'abilità fuoco, bruciate questi tre cosi, poi andate avanti e con la meteora distruggere questo. Solo per prendere quello, perché in questi cosi mi sembra che non ci sta niente, spero. Sì, ok, non ci sta niente. Ok, qua cercate di evitarli. Ora qui, questo blocco in realtà è un nemico. Lo dico subito, così non failate come ho fatto la prima volta. Che l'ho cioè sono andato a fianco, mi ha tolto l'abilità. Comunque. Qui c'è l'abilità metallo, io continuo a dire acciaio, anche se fail. L'abilità si chiama metallo, anche se io dico... acciaio. Mi sono confuso, scusate. Ora adesso guardate che culo. Io ho usato l'abilità spada. E guardate nel punto interrogativo che esce. Abilità spada. Ok, comunque mi hanno detto che questi qua, questi cosi neri e... vabbè, quei io che chiamo gordo, si chiamano riccio spino, cosa del genere, porco spino. Io comunque li continuo a chiamare gordo, perché gordo mi sembra più... suona di più secondo me. Gordo. Ok, qui c'è l'abilità ninja che non prendo. Avrei voluto prenderla, però evito perché mi piace di più l'abilità spada. Io mi sono appena accorto che devo ancora registrare la parte 8. Ok, attenti qua. Ecco, ora. Per prendere quel tesoro bisogna tagliare questo pezzo d'erba. E c'è un pulsante sotto al pezzo d'erba. Quindi anche se non tagliate il pezzo d'erba. Quante volte ho detto pezzo d'erba? Scrivetelo nei commenti. Cespuglio, volevo dire. Anche se non lo tagliare dovreste riuscire a premere il pulsante. Ok. Se avete culo, ma tanto, potete fare in modo che quel topo vada dentro, cioè una di quelle fosse là che sta per cadere giù. Io non ci sono mai riuscito. Se ci riuscite mandate un video di risposta in cui ci riuscite. Fail. Yay. Yay. Comunque questo era un tesoro sbrilluccicante, quindi vi consiglio di prenderlo assolutamente. Ok, livello 3. Qui dovremmo entrare in una torre d'edera. No, una torre di roccia con edera fuori. Ora qui queste cose, se non sbaglio, già le abbiamo visti. In pratica bisogna scappare da questi cosi, andare giù e fare così. Allora, ora qui ci saliamo e adesso water. E stranamente il volume del microfono mio si è alzato da solo, quindi non capisco perché, ma probabilmente comincerò anche a narrare le parti live, penso. Comunque andate su per il tesoro, perché ci sono due strade. Andando giù non si va per il tesoro. Questo è un livello pieno di bivi, diciamo così. Prendendo il primo, cioè quello verso l'alto, si prende il primo tesoro. Prendendo, adesso vediamo, non ti preoccupare. Non vi preoccupate. Qui adesso c'è l'abilità spada grande, però io cerco di evitarlo. Ok, andando sempre su, un'altra volta. Quindi su, mi raccomando, c'è un tesoro. Si romperà da solo, ma non vi preoccupate, è sicuro. Ok, adesso bisogna andare per il tesoro a sinistra. Yay! Boom! Explosion! 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 D'accordo, mi sono gasato, ok? Ok. Ok, qui si introducono le candele. Praticamente con un'abilità infiammante, qualsiasi abilità che produce fuoco, se utilizzate quell'abilità sulla candela si accenderà la candela. Non è necessario che sia l'abilità fuoco o la spada rovente. Se non sbaglio può essere anche acceso dall'abilità da un'abilità segreta che vedremo a fine gioco, che non vi dico qual è. E da come si chiama? Dall'abilità laser. Laser! I'm a foreign laser. Shoop da vu. Oggi sono proprio gasato perché è proprio da tanto che non registro. Ok, adesso buttiamo via questo qua che non ci serve perché già ce l'abbiamo. Tanto l'avrei comunque tolto e...
Comunque a quanto pare questo squid, che in realtà si chiama Doc, penso di aver capito perché. Comunque è abbastanza facile, saltate con la ruota, perché apparentemente in quasi tutti i giochi di Kirby con la ruota non si può saltare. In questo sì. Saltate qua, mi raccomando, è andata all'uscita. Semi Epic Win. Mi hanno chiesto perché non faccio mai un Epic Win. Perché sono sfigato. Yay. Rotolo metallo, un altro coso e... Vitalità! You got the thing! Yay! Ok, livello 4 e poi penso che concludo la parte, non lo so. Vediamo. Yay! Ok, questo è un livello delle rovine meccaniche, diciamo. Allora, producendo elettricità, sapete, sapendo che il metallo è conduttore di elettricità, vedete che si generano quei cosi? Quei cosi elettrici che vanno dappertutto, perché il metallo conduce elettricità. Proprio per questo. Ora, mi avete chiesto, una persona mi ha chiesto in messaggio privato, come faccio con la verità elettro a fare quel coso strano così. Infatti anch'io ci ho voluto un po' di tempo per arrivarci. In pratica, se premete i pulsanti della pulsantina di comando, quella che sembra un più, varie volte, in circolare, beh, basta che li premete tante volte, si genererà elettricità statica, diciamo. Ecco, come questa. E in questo modo avrete, diciamo, una protezione, tra virgolette. Però non è che sia molto utile, preferisco abilità spada. Se devo dirlo, preferisco l'abilità spada. Ok, qui per i tesori seguite questa logica. Andando così, avendo sbloccato l'abilità metallo potenziata, che non ve la faccio vedere in questa parte, però vi dico di cosa si tratta. L'abilità metallo potenziata consente nel premere un pulsante, cioè mi sembra il pulsante di attivazione abilità, che mi sembra B, non vorrei dire una stupidaggine perché è da tanto che non gioco. Ok, qui un attimo, uccidetelo subito. Perché sennò scappa e se va troppo avanti, tipo qua, cade e non potrete più prendere il tesoro. Dicevo, l'abilità metallo potenziata in pratica vi consente di vi consente di trasformarvi in una sfera. Una sfera che rotolerà al minimo segno di come si chiama? Dipendenza. Quindi basta che c'è un po' di pendenza e la sfera si muove. Quando non c'è pendenza si ferma, quindi è un po' inutile. Ok, questo è, diciamo, tra virgolette, il boss, mini boss, scusate, dell'abilità, come avrete potuto capire da... diciamo dal suo corpo, ecco, e anche da questi attacchi, dell'abilità bolla. L'abilità bolla potenziata mi sembra che... Non so se l'ho già fatta vedere, comunque non la faccio vedere adesso, perché questo è uno dei boss opzionali da prendere, quindi non serve necessariamente l'abilità bolla per finire il livello. Io ho rischiato, perché se mi uccideva... io l'abilità fuoco perdevo, perché mi serve l'abilità fuoco qui, quindi o la tenete da parte oppure non prendete l'abilità del boss. Comunque entrando qui, usando solo il fuoco normale, perché questi blocchi si distruggono solo col fuoco normale. Ah no, c'era l'abilità fuoco, perfetto. Quei blocchi con i punti si distruggono solo col fuoco normale. Quei blocchi di metallo senza punti si distruggono con la meteora. Quindi tenetevi l'abilità fuoco, in pratica questo. Burp, scusate. Comunque, qui sempre per prendere l'ultimo tesoro, che non è sbruccicante come quello di prima, quindi non è shiny. Basta usare il fuoco qui. Non andate sopra perché è un casino, fidatevi. Prendete qua e... Ok, se avete preso l'altra strada e non avete preso questo tesoro, dovrete scontrarvi con un semplice mini boss di quel... la foca mini boss, come si chiama? Quella che dà l'abilità ghiaccio. Infatti unisco... Eccola qua, l'abilità bolla. Fail. Mi dispiace, no epic win in questa parte. Yay. Ok, alla prossima parte. Ciao da Poketonks. Explosion!